Case dell'acqua sotto la lente di politici e cittadini, manutenzione e funzionamento a singhiozzo, qualità dell'acqua e legittimità di un servizio che dovrebbe in teoria essere pubblico. Questi gli argomenti avanzati non solo dagli utenti dell'acqua alla spina, ma anche da chi in Consiglio Comunale non solo ha interrogato l'amministrazione sulla gestione e il mantenimento delle ben note casette. Aumentano così alla luce dei solleciti pervenuti dal consigliere Massimiliano Di Matteo in merito ai controlli qualità e alle segnalazioni di malfunzionamenti da parte dei cittadini. Le Perplessità e la diffidenza, quasi un anno dal completamento dell'installazione dei distributori in tre zone della città. I dubbi maggiori riguardano costi e benefici non solo per i consumatori, ma anche per la ditta che gestisce il servizio. La manutenzione, infatti, è a totale carico di quest'ultima, che allo stesso tempo, però, riscuote l'intero incasso dei distributori che erogano la stessa acqua dei rubinetti domestici. Una tematica che viaggia di pari passo con una serie di disservizi segnalati da alcuni cittadini che per oltre una settimana non hanno potuto usufruire dell'acqua erogata dall'impianto in via. Da Palazzo di Città però sono arrivate le rassicurazioni, prima quelle dell'architetto Luigi Collazzo e poi quelle dell'assessore Nunzio Senatore. Gli impianti sono stati dunque controllati e sono attualmente tutti funzionanti. In merito alla qualità dell'acqua inoltre ci sono autocontrolli settimanali da parte della ditta che gestisce il servizio, altri periodici previsti per legge ed effettuati dall'ASL. Ad ogni modo per rassicurare gli animi si procederà nei prossimi giorni ad effettuare monitoraggi straordinari.